tutta la storia del vivaio bianconero, Roberto Bettega è senz'altro il pezzo più pregiato, oltre a rappresentare meglio di ogni altro la torinesità del club. Preferisce, entrando in campo, dovesse decidere fare una brutta partita e segnare dei gol oppure fare una bella partita senza segnare gol? Ma io da ragazzo me la ponevo questa domanda, andando al centro del campo, e ho sempre scelto giocare bene. Adesso i miei interessi sono mutati, gioco di punta e il mio compito è far gol. Dopo essersi fatto le ossa nel Varese in Serie B, guidato dagli insegnamenti di un maestro come Nils Lidholm, Bettega rientra nella famiglia juventina e fa subito vedere il suo enorme talento. Per i tanti gol di testa realizzati, ricorda John Charles. Per le qualità che esibisce anche lontano dall'area, è un esemplare assolutamente unico nel panorama degli attaccanti degli anni 70. Roberto partecipa alla costruzione della manovra. Non sta ad aspettare la palla a ridosso della porta. Nonostante la sua media gol rimanga su altissimi livelli, tanto da laurearsi capocannoniere nel 1979-80, con l'avanzare dell'età Bettega arretra il suo raggio d'azione, diventando in pratica un regista avanzato, interprete di un calcio moderno dove l'intelligenza tattica e dei movimenti è abbinata alle doti tecniche di primissimo ordine. Bettega si impone all'attenzione collettiva nel girone di andata del campionato 1971-72. La Juventus, squadra giovane, lanciata alla conquista dello scudetto dopo 5 anni di digiuno, ha nell'entusiasmo dell'attaccante la sua immagine copertina. 29esimo, il gol. Corner di Haller, testa di Furino e doppia respinta di Superchi prima e di Scala poi. L'azione prosegue a vantaggio dei bianconeri ed Haller c'entra ancora. Scattano Superchi e Bettega, ma è il bianconero che la spunta. Juventus 1, Fiorentina 0. Roberto Bettega anche oggi puntuale col gol. È stato un gol venuto così, un po' a sorpresa. Beh, a sorpresa, tutte le palle sono buone per fare gol. E questa ha avuto un po' l'aiuto della fortuna, perché se il cross di Haller non fosse stato leggermente deviato e quindi rallentato, probabilmente io non sarei riuscito ad arrivare in anticipo su Superchi. E invece è andato bene, sono riuscito a anticiparlo, proprio a portargli via la palla dalle mani. Juve in progresso? Ma io direi che una giornata storta può capitare a tutti, quindi non bisogna parlare di Juve in progresso. Juve è sempre quella. Può darsi che qualche giornata vada un po' meno bene, ma la Juve è sempre quella. Vi aspettano tutti a primavera? Ma anche noi aspettiamo la primavera, siamo tutti giovani, non vedo perché dovremmo avere paura della primavera, è la nostra stagione. Con 178 reti in 13 anni di Juve, Bettega si piazza al terzo posto tra i goleador di sempre della società. La sua bacheca vede una Coppa UEFA, quella del 1977, il primo trofeo internazionale della vecchia signora, 2 Coppe Italia, 7 scudetti vinti, di cui ben 5 da dirigente, per quella che era una carriera annunciata da sempre in quanto perfetto rappresentante dello stile Juventus.
gli unici rimpianti sono due. Il grave infortunio patito in Juventus-Anderlecht il 4 novembre del 1981, quando uno scontro con il portiere Munaron gli ha provocato la rottura dei legamenti del ginocchio e di conseguenza l'impossibilità di partecipare al vittorioso Mondiale del 1982, e l'aver giocato l'ultima gara in maglia juventina nella maledetta notte di Atene, con la sconfitta in finale dei Coppa dei Campioni con l'Amburgo. Anche per questo, da dirigente, ha vissuto con grande partecipazione la trionfale finale di Roma con l'Ajax, dove ha manifestato una felicità che aveva il sapore di un risarcimento rispetto al passato. In una carriera lunga come quella di Bettega, sono tantissime le partite da ricordare. Non si può che partire dal debutto in Serie A, il 27 settembre 1970. A Catania, il 19enne Roberto mostra subito tutte le sue caratteristiche di bomber, firmando il gol della vittoria con un imperioso stacco di testa. Sfruttando il gol a freddo, la Juventus mantiene l'iniziativa. Allo scadere del tempo, il raddoppio. Haller si libera di Strucchi e manda al centro. Novellini tocca per Bettega, che sigla la sua prima rete. Ancor più consistente si fa il bottino nella ripresa. Dopo soli 30 secondi da una punizione di cappello, Bettega, con un perfetto stacco, porta a tre le reti. Al 34esimo è la volta di Causio. Lo juventino, libero, non ha difficoltà a segnare la quarta rete. Per concludere, a pochi secondi dal fischio finale, quinta rete e terza di Bettega. Su passaggio di Causio, Bettega, benché pressato, batte rado con l'esterno del piede destro. L'immagine che si impone maggiormente, però, è la doppietta al Milan nel 1971-72. Bobby Gol colpisce per la sfrontatezza e il coraggio di un gol di tacco che annichilisce Cudicini. Gol del genere li pensano e li sanno realizzare solo i campioni. Cinque anni dopo, nel campionato che vedrà la Juve trionfare con la cifra record di 51 punti conquistati sui 60 in palio, sempre a San Siro e contro il Milan, Bettega trascinerà la squadra a una clamorosa rimonta, segnando nuovamente una doppietta che contribuirà al passaggio dal 2-0 al 2-3. Del resto, in quella stagione memorabile, Roberto si manterrà su questi livelli fino al termine, con due perle assolute nell'ultima settimana. Il gol a Bilbao, che significa la conquista della Coppa UEFA. La rete a Genova contro la Samp, ancora una volta di tacco, che quattro giorni dopo il trionfo in terra basca regala alla Juve la conquista del suo 17esimo scudetto.